ringrazio tutti e chiedo scusa se mi sono prolungato nei ringraziamenti, non essendo abituato a caricare sulla mia persona tanti colori. Ringrazio i consiglieri che hanno ritenuto di esprimere questo voto, un voto che è sì di maggioranza, ma apprendo con grande orgoglio che sono anche voti non di maggioranza. E questo, nello spirito che ha inaugurato il consigliere anziano, che ringrazio particolarmente per la... per la predisposizione di questo momento e vorrei essere lo spirito del mio modesto mandato, ovvero essere interprete della necessità, dell'importanza del ruolo dell'assemblea elettiva, in un paese nel quale le assemblee elettive spesso segnano un passo a concezioni non democratiche. Una tenuta e una centralità che dia a ciascuno padre, di cittadinanza, a ciascuno diritto dovuto nell'ossequio del nostro elettorato proprietario di rappresentare le proprie istanze, di indirizzare l'attività preziosa della giunta. Difficilmente potrò proseguire nella qualità dell'interesse del pregio espresso qui dal presidente Pasolino, cui va cercherò con il mio modesto contributo di essere rappresentante dei principi di lealtà e di principi di tutela della Costituzione italiana, oggi ahimè messa in discussione. Intendo semplicemente dire la tutela estrema delle minoranze, la tutela del libero confronto democratico, la tutela del concorso democratico alle decisioni che possa vedere tutti partecipi e tutti dentro un disegno e un bilancio della nostra assise, della nostra città, una visione interessante per Napoli e per il sentimento e il pathos della politica. Viviamo momenti particolari nei quali l'astensionismo, la non partecipazione, il senso di disillusione vengono troppe volte la politica inutile che riguarda poco o non adatta ai bisogni e alle necessità. Sapremo noi come Consiglio Comunale essere all'altezza di una sfida così importante. Certo, ci impegniamo, lo faremo con passione, con realtà, con impegno, per dare uno sguardo, un occhio, una rappresentanza ai tanti che ci hanno votato, ma ai tanti che non hanno votato, la politica e la rappresentanza, dopo necessario. Cercheremo di fare un grande impegno e dedizione, certo, forse aiutati da un popolo nuovo, da una presenza nuova nel Consiglio Comunale, sul quale il Movimento 5 Stelle, che salutiamo per il ruolo libero che dovrà avere, ritenendo che un'azione di cumulo, un'azione di richiesta del miglior comportamento possibile sia utile a tutti noi. E su questo ci proponiamo una vita. Per poter raggiungere a ciò dobbiamo richiedere a noi stessi una esemplarità di comportamenti, dobbiamo noi stessi poter essere nella migliore condizione per offrire a questa città una vetrina e un centro che sia il centro delle decisioni politiche e che sia il pregio della qualità del nostro mondo democratico. Mi sia consentito dire che siamo aiutati in questo momento storico, che l'opera del nostro sindaco ha molto equilibri nella partecipazione e nella nuove esigenze, ha concorso a rompere quell'equilibrio in una città divisa tra studiosi e disperati, ha concorso a creare unità tra territori troppo frazionati. Questo si tramuta in una domanda nuova, in una domanda di partecipazione, in una domanda di democrazia diffusa e collettiva, quindi cercheremo di offrire il massimo della svolta e il massimo della risposta istituzionalmente adeguata.
Corra un pensiero al Mediterraneo in guerra, ricordiamoci di essere la capitale del Mediterraneo, la città impegnata per una situazione logistica, militare, di popoli, di cultura e di grande interesse e solidarietà. Vada il nostro pensiero rigoroso a tutti coloro che operano nel rispetto dei valori della pace, dell'uguaglianza e della fratellanza, che siano essi i valori portanti nella nostra comune, di questa assemblea cittadina, sicuramente nella nostra amministrazione. Mi piacerebbe se tutti riuscissimo a dare una mano perché questa assemblea convenisse di porre al primo posto il bisogno degli ultimi, degli emarginati, di chi non ce la fa e di chi è in difficoltà. Certo, un grande compito politico non basterà in un breve sermone, ma una predisposizione di impegno, di realtà, di anima, di spirito e di collaborazione che sicuramente non mancherà nella fatica della maggioranza così determinata, anzi ha permesso di dire, di quanti sicuramente con la realtà e impegno rappresenteranno la predisposizione. Buon lavoro, e credo ora sia necessario proseguire verso la direzione dei vicepresidenti. Se siete d'accordo, intesa alcuni prima lo richiedevano, forse è opportuno qualche minuto di sospensione, propongo 10, affinché i colleghi consiglieri possano al meglio esprimersi nella doppia votazione di due vicepresidenti che da consuetudine concorrente l'ufficio di presidenza normalmente a circolazione politica dell'intero Consiglio Comunale. Salga l'occasione per ringraziare gli uscenti dell'ufficio di presidenza che con due vicepresidenti Prezza e Di Nonno ha sempre svolto un lavoro proficuo, leale, costruttivo per l'assemblea cittadina.